Ovviamente la tarde, se vuoi dire qualcosa prima. Allora, innanzitutto scusate il ritardo, ma in realtà ero ben rappresentata. Faccio proprio i complimenti, non li faccio il pubblico. E, sì, io sono onorata di essere qua stasera perché in realtà sappiamo di stare per festeggiare un campione. Non so quante occasioni avremo in futuro di poterlo rivedere, perché gli auguriamo oggi una carriera strepitosa come quella che sta già facendo. Gli auguriamo di rappresentare questa terra, in realtà non solo il sud ma tutta l'Italia nazionale, e gli auguriamo una carriera splendida, perché sta bella. Non solo perché io, noi siamo due donne, per cui diciamo che è molto difficile parlare tecnicamente di quelle che sono le tue doti, non lo faremo mai. Però io vorrei sottolineare una cosa, intanto che forse, forse il calcio, lo sport, è uno dei pochi ambiti in cui conta la meritocrazia, in cui se uno vale prima o poi si vede. E si vede ancora di più in una realtà come quella nostra, quella del sud, che è una realtà dove è meno facile essere visti. Tu ce l'hai fatta e ce l'hai fatta in realtà per rappresentando un sacco di ragazzi che non hanno avuto la stessa opportunità. Non lo hanno fatto un po' perché la nostra cultura ci porta a voler avere una, diciamo, poco pane e poco badarnosce, giusto per dirlo in una lingua che tutti capiamo. E quindi i nostri genitori ci insegnano che forse piuttosto che rischiare per fare una cosa che veramente ti piace, forse la vita è più facile accontentarsi. E avere uno stipendio fisso, qualcosa che ti permetta di avere una serenità, diciamo una vita normale, serena e tranquilla. E pochi sono quelli che hanno avuto anche gli stimoli per poter credere di avere finalmente una vita così come se la immaginano. E tu sei uno di questi, quindi ce l'hai fatta per te stesso, ce l'hai fatta per la tua famiglia, ma ce l'hai fatta anche per tutti loro che vedono in te un modello di riferimento. Io vorrei ringraziare te intanto di essere qui stasera, perché non è facile trovare il tempo. Vorrei ringraziare tutti quelli che sono qua e che stanno insieme a noi celebrando con orgoglio appunto la tua ascesa verso una vetta ed una carriera sportiva importante e, voglio dire, e da campione per quello che tu sei. Però vorrei dirti anche una cosa. Il calcio è in realtà, ci sono sport, ma soprattutto il calcio è uno di quegli ambienti in cui ci si può spersonalizzare, in cui si può immaginare che tutto quello che sembra è più importante di quello che è. Noi ci auguriamo che tu rimanga esattamente così come sei, un ragazzo semplice, un ragazzo che crede nel lavoro e che crede nel gioco di squadra. Anche questo è un concetto che non è facilissimo da far passare negli ultimi tempi, il concetto di squadra, il lavorare per se stessi ma soprattutto per gli altri. Io ho sentito la tua intervista subito dopo quel gol fantastico, diciamo, che ci ha fatti in realtà essere orgogliosi non solo del Lecce e di te, ma in realtà di tutto il sud. Quasi una rivendicazione quel gol, quasi un motivo di autoaffermazione di questa terra rispetto al nord. E ti ho sentito dire, quando ti hanno detto adesso Lippi pensa a te in nazionale, c'era stato un commento, io non seguo sempre le trasmissioni sportive, ti ho sentito dire nell'intervista io adesso penso alla salvezza del Lecce e poi dopo se ne parla. Questo è l'atteggiamento di chi guarda seriamente allo sport e a tutte le cose che fa. E quindi io ti pregherei e ti consiglierei di rimanere quello che sei stato fino a questo momento, perché sei c'è una canzone bellissima di De Gregori che è la leva calcistica della classe 68, no? Cioè, perché essere un campione non significa segnare un rigore, essere un campione significa avere dignità, fierezza, personalità, costanza e voglia di credere nel lavoro, e poi tutto quello che viene, viene perché deve venire. E non è la gioia effimera di un secondo che fa di te un campione,
campione per tutto il mondo. Per cui il mio consiglio, una preghiera, in realtà un ringraziamento, per cui grazie per quello che rappresenti per noi, grazie per la voglia di riscatto che dai ai nostri ragazzi e grazie soprattutto a te e alla tua famiglia per quello che ti permetteranno di fare per rappresentando soprattutto questa terra e Galatina. Grazie. Questo è la